presentarvi Antonio Guaita, che è appunto geriatra e direttore di Golgi Cenci di Abbiategrasso. Volevo raccontarvi la mia esperienza nell'incontro appunto col professore e con anche tutte le persone che ad Abbiategrasso hanno lavorato al progetto di Comunità Amica. Qui vedo delle facce amiche per me, perché mi hanno permesso di incontrare un progetto che mi ha dato veramente tantissima speranza. Innanzitutto io, questo è un appello che rivolgo anche ai colleghi giornalisti, se vi fossero giornalisti nella sala, è di cominciare a muoversi, a andare dove succedono le cose, perché è proprio conoscendo le persone che ti accorgi di quanta importanza, quanto è prezioso quello che si sta facendo a costo zero per le istituzioni, ma c'è un vero lavoro dietro, non è tutto gratis. E però è un lavoro, quello delle comunità amiche, quello che ho vissuto io andando ad Abbiategrasso, che ripaga tutti, perché quello che respiri stando in quella città è come dire, una solidarietà sana, un progetto di normalità. Ecco, questa è la cosa che a me ha colpito più di tutte. Cioè, diceva la Presidente, i vigili normalmente sono abituati ad affrontare una qualsiasi azione di riconoscimento, no? Carta d'identità, mi dica dove abita, cosa sta facendo qui nel parco. E quindi impreparati totalmente a confrontarsi con persone con una diagnosi di demenza o Alzheimer. Per loro partecipare a questo progetto è stato riuscire a riconoscere in se stessi, un nuovo linguaggio. Io ho intervistato delle donne vigilesse che erano felici, orgogliose di aver avuto la possibilità di poter parlare una lingua nuova, fatta di dolcezza, di ascolto, di tempo. Perché molto spesso noi siamo veramente traditi dalla fretta, quindi in questo correre continuo dimentichiamo innanzitutto che potremmo esserci noi tra qualche anno in quel posto, su quella panchina. E l'altra cosa è che solo creando una rete, creando una comunità, solo così si può pensare di abbattere lo stigma, di poter uscire, passeggiare, andare al mercato sapendo che c'è un bar dove puoi andare nel bagno, perché sono le cose pratiche che mancano poi a volte, dove puoi andare in una biblioteca e sapere che qualcuno ha bene chiaro quello di cui tu hai bisogno in quanto malato di Alzheimer. Sono tutte cose che io non conoscevo. Le ho conosciute andando lì, camminando per le strade, incontrando l'edicolante, incontrando la signora del negozio che poi scava, parla. Anche lei a suo modo aveva avuto un incontro. Quindi lo stigma si abbatte, perché poi, alla fine, quasi tutti noi abbiamo un'esperienza diretta collegata a questa malattia, ed è solo parlandone, solo creando la comunità, che ci si accorge che è tutto più facile, tutto più possibile, che la normalità esiste. E un'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo, quando poi le do la parola, mi scusi, ma volevo raccontare queste cose perché per me sono state molto importanti. Quando io ho intervistato il dottor Guaita, abbiamo parlato dei ragazzi. Ecco, anche sui ragazzi c'è molto pregiudizio, devo dire. Io molto spesso leggo articoli in cui queste generazioni vengono devastate completamente, sono sempre cattivi, sempre annientati nel telefonino. Non è vero, non è sempre così. E quindi con questo progetto di cui vi parlerà il dottor Guaita, in qualche modo è come se si fossero abbattuti i due pregiudizi. Quindi da una parte si sono presi questi ragazzi e abbiamo scoperto che invece c'è molta più sensibilità, molta più attenzione. Io ho visto il flash mob di questi ragazzi, quello che hanno fatto parlando proprio di demenza, parlando proprio di Alzheimer, è straordinario, è commovente, ma è anche, come dire, è l'unica speranza che possiamo avere, no? Cioè, perché sono loro poi alla fine i testimoni che porteranno avanti questi progetti. Ecco, quindi adesso mi fermo, ci tenevo molto perché appunto per me è stata un'esperienza molto forte che porto ancora nel cuore. Allora do la parola al dottor Guaita.